Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori, buonasera, benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, il nostro settimanale di approfondimenti in onda sulle frequenze di Radio Piper. In studio Massimo Bonella, alla regia abbiamo Paolo Gavasso, che saluto, dalla regia qui di Radio Piper, e altresì saluto il regista di Radio Science Network, Rosario Moreno, che come al solito vorrei un attimo sentirlo. Rosario, allora come va? Ciao, buonasera, va benissimo Massimo, quando siamo bene, in onda e trasmettiamo va sempre bene per me. Scherzo, un caro saluto e un abbraccio a tutti quanti. Benissimo, anzi, per le radio ci pensi tu. Un grazie a te che gratuitamente ripeti questa trasmissione che nasce qui da Radio Piper di Fontana Fredda sulle frequenze storiche degli 88, 800, 93 e 800 MHz per tutto l'Alto Adriatico col sistema RDS. Praticamente voi potete ascoltare l'emittente radiofonica Piper da Venezia fino a Lubiana, inclusa anche l'Istria e Quarnero. Detto questo, vi ricordo che oggi abbiamo un argomento molto importante, si darà un'occhiata alla situazione che non è delle migliori in politica estera, ci sono purtroppo rumori di guerra, disordine, la notizia che è in primo piano in questi giorni è l'attentato che è stato fatto in Russia, precisamente alla metropolitana di San Pietroburgo, ci sono stati tanti morti e altresì numerosi feriti. Dunque la parola ad Alviano Appi, perché so che ha un ospite molto importante. Alviano Appi, lo ricordo, dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, che proprio da questa associazione siamo riusciti a intervistare molte persone che lavorano a favore della vita, per la tutela della vita del pianeta. Quindi ben vengano queste organizzazioni, queste associazioni, questi amici che promuovono questi. Mai come oggi c'è bisogno di queste iniziative. Prego Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere ospite Giorgio Bongiovanni, giornalista, direttore della rivista Antimafia 2000 e anche stigmatizzato, e quindi una persona che vive una profonda esperienza spirituale. Buonasera Giorgio, piacere di averti qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e un abbraccio a voi tutti. Allora Giorgio, in questi poco più di 20 minuti che abbiamo a disposizione, desideriamo affrontare con te un tema che è diventato improvvisamente di grande attualità, secondo noi, in questa età palesemente ormai senza regole e certezze, che è quella del pericolo atomico. La prima domanda che ti faccio è per il giornalista. Ho detto ai radioascoltatori che sei un giornalista e uno stigmatizzato. E quindi la prima domanda però la faccio al giornalista. Alcuni giorni fa si è tenuta l'assemblea all'ONU, un'assemblea che doveva decidere sul disarmo nucleare, sulla messa al bando delle armi nucleari come già esiste per quelle chimiche, biologico, per le bombe a grappolo, eccetera. Che cosa ci puoi dire su quello che è accaduto? Allora, sì, grazie Alviano. Purtroppo la notizia è
una notizia nefasta. Hai detto bene, io faccio il giornalista, oltre alla mia esperienza spirituale, io sono un uomo di fede che al di là del lavoro di giornalista cerco di impegnare il mio tempo quando posso e come posso all'attività spirituale di fede cristiana, come cristiano e come persona che ha avuto delle esperienze spirituali. Quindi da giornalista ti dico questo, che sono molto amareggiato del fatto che gli organi di stampa non hanno ripreso la notizia così come doveva essere, anche se per la verità il Corriere della Sera, i giornali tutti ne hanno parlato, ma non c'è stato una protesta, uno sdegno, non c'è stata un'indignazione, perché il segretario del generale delle Nazioni Unite aveva indetto la riunione per discutere e votare su una proposta per la prima volta nella storia seria del disarmo nucleare totale, non la riduzione delle armi nucleari che se ne parla da 70 anni e si fa molto poco, ma addirittura c'era l'iniziativa di discutere e votare l'Assemblea Generale, quindi quasi 200 paesi del mondo, 190 nazioni credo più o meno nel mondo, avrebbero dovuto votare, dovevano essere presenti tutti, se non i capi di Stato per motivi ovvi, ma almeno mandare gli ambasciatori all'ONU che tutti i paesi hanno, compreso ovviamente l'Italia, persino San Marino ha il suo ambasciatore all'ONU, e votare questa risoluzione, perlomeno tentare di farlo. Ci sarebbe stato un dibattito, una divisione plateale tra i paesi cosiddetti non nuclearisti e pacifisti, i paesi guerrafondai o quelli addirittura le cinque nazioni che hanno il diritto di veto all'ONU, cioè Francia, Germania, Gran Bretagna, Cina e Russia, Stati Uniti e Russia, che sicuramente avrebbero posto il veto, era logico, ma intanto se ne discuteva, se ne sarebbe discusso. Voglio ricordare ai radioascoltatori un fatto già assolutamente assolutamente negativo: le cinque nazioni che hanno diritto di voto non sono le cinque nazioni che hanno il prodotto interno lordo più potente del mondo, più forte del mondo, perché il prodotto interno lordo più alto del mondo ce l'ha anche la Germania, tra il primo e il secondo posto, ma la Germania non ha diritto di veto. Hanno diritto di veto, cioè di approvare o respingere una legge, una risoluzione delle Nazioni Unite, le nazioni, guarda caso, che hanno le bombe nucleari. Questo è già un fatto assurdo, diabolico. È come dire, se una nazione più armi nucleari ha, più ha diritto di abrogare, a far approvare o respingere le leggi, le risoluzioni all'ONU. Pazzesco. Quindi una nazione basa la sua saggezza, la sua autorità in base alle armi, in questo caso atomiche, che possiede. Detto questo, c'è stato questa c'era entusiasmo, molte nazioni avevano già detto sì, purtroppo molte altre no, purtroppo l'Italia già si era espressa negativamente, perché l'Italia ha quasi una decina di basi della NATO americane dove ci sono le bombe atomiche, quindi l'America non avrebbe mai permesso che l'Italia votasse no a questa risoluzione. Quindi quando c'è stata la giornata che si dovevano riunire, il segretario generale delle Nazioni Unite, quando è andato sul palco dello scenario, dell'oratorio lì, ha trovato le sedie vuote, c'erano due persone sole. Questo per me è un segno a dir poco inquietante, drammatico, assurdo, triste, ed è un segno molto grave, un segno che l'umanità, come ho detto anche in un messaggio, se vuoi poi ne parliamo dal punto di vista spirituale, ma lo posso dire anche dal punto di vista laico, l'umanità
è votata all'estinzione, vuole morire ad ogni costo. Perché capisco le 5 nazioni o le 8 nazioni al mondo che hanno le bombe atomiche, capisco e non condivido ovviamente, ma tutte le altre perché non si sono presentate? Perché questa rassegnazione ipocrita, questa indifferenza, come dire, tanto non ci possiamo fare niente, tanto le nazioni che hanno la bomba atomica ci andranno contro, perdiamo tempo, facciamo una riunione, alla fine loro mettono il veto e ce ne andiamo a casa. Invece dovevano discutere, battere i pugni sul tavolo, anche che poi alla fine avrebbero avuto ragione loro, perché la legge delle Nazioni Unite glielo permette, ma intanto ci sarebbe stata una grande discussione, una grande protesta che poteva continuare successivamente. Invece le sedie vuote mi hanno dato Alviano e tutti gli altri amici in studio, mi hanno dato il segno che non c'è più niente da fare, l'umanità vuole morire, le nazioni che governano il mondo, i capi militari, i capi politici, i capi religiosi. Purtroppo mi aspettavo dal Papa una reazione più forte, il Papa è intervenuto giustamente, ma è stato un intervento moderato, dove diceva le armi nucleari sono inopportune. Io avrei voluto che Papa Francesco gridasse come Giovanni Battista nel deserto e dicesse: ma come le sedie vuote? Ma siete matti? Che state facendo? Vogliamo andare in corso all'autodistruzione? Questo è quello che è accaduto, Alviano. Certo. Prego. Guarda, quello che mi viene da aggiungere, l'ultima battuta al giornalista, è quella di dire che di fronte a questa situazione, è vero, come hai detto tu, il Corriere della Sera, qualche giornale ne hanno parlato, però davanti ad una cosa del genere dovrebbero aprirsi dei dibattiti, dovrebbero le televisioni dovrebbero invitare ad un approfondimento del tema. Invece siamo in mezzo ai quiz, alle trasmissioni di cucina, a queste cose qui. Quindi le grandi democrazie occidentali stanno dimostrando di non voler far partecipare la gente a questa tematica, la tiene fuori, la gente è tenuta fuori dall'informazione. Sì, Alviano, infatti io da giovane nel 1984 avevo 21 anni ed era, credo, è stato quell'anno uno degli anni più terribili della storia dell'umanità, perché noi lo sapevamo da fonti non terrestri, poi l'hanno confermato sia Reagan da vecchio e Gorbaciov da vecchio, ci hanno raccontato che quello era il momento dove si è rischiata una guerra nucleare, stavano per premere il bottone, poi grazie a Dio ha prevalso il buonsenso. E mi ricordo che persino gli Stati Uniti, Hollywood, il cinema, quando vuole, si impegna a favore della vita, purtroppo anche a volte contro la vita, con dei film terribili, ma fecero un film molto significativo di protesta, e me lo ricordo, io invito a tutti i ragazzi che ci ascoltano a vederlo, c'è la videocassetta, anzi credo addirittura su YouTube gratuitamente, e si chiamava The Day After. È un film molto realistico, con bravissimi attori. Praticamente succedeva, Alviano, che dal nulla la gente viveva, infatti ci sono scene di vita comune, affari, business, materialismo, guerre locali, guerre civili, la stessa situazione di oggi, crisi economica, le persone che vivevano la loro vita. Dal nulla partono i missili nucleari, la gente in strada comincia a vedere queste scie bianche, che erano le scie sia degli Stati Uniti dalla parte occidentale, dalla parte orientale, vedevano, e la televisione annuncia solo 20 minuti prima dell'olocausto nucleare alla gente di pregare, perché stanno arrivando, arrivavano nelle città entro 30 minuti le testate nucleari, le quali scoppiano, muoiono circa 3 miliardi di persone,
nel film si vede questo olocausto, i sopravvissuti vivono una vita terribile, il film finisce con una speranza che i sopravvissuti possano ricostruire la vita, ma è molto significativo. Ecco, io vedo che quel film oggi potrebbe diventare realtà. Infatti, mentre fanno i quiz, mentre si vive la vita normale, perlomeno da noi ancora, grazie a Dio, mentre in Siria e in altre parti già vivono l'olocausto, purtroppo, se non nucleare, ma quasi, con armi anche chimiche, bombe, eccetera. E quindi la mia paura è che questa umanità possa finire come nel film The Day After. Ma e qui ci metto la spiritualità. Noi abbiamo una grande speranza, certezza nella fede in nostro Signore Gesù Cristo, che sono sicuro, con tutta la sua autorità e la sua, il suo amore infinito, non permetterà l'olocausto totale. Forse dovremo soffrire, ma chi ha fede in Cristo, nel Vangelo, è materia di fede cattolica, chi è cattolica sa che se ci dovesse essere la fine del mondo, e fine del mondo è solo la guerra atomica, perché non c'è altro modo per finire il mondo, Cristo ritornerà sulla terra e inizia il giudizio universale. Questo è quello che credo, anche che mi dà fede e forza e mi fa andare nella vita, a me, la mia famiglia, i miei figli e tutti coloro che credono. Bene, ecco, io riprendo dallo studio 1, ricordo che state ascoltando Pianeta Oggi 20 nel mondo, questa è Radio Piper che modula sui 93,8 e 88,800 MHz per tutto l'Alto Adriatico, in collaborazione anche con il network Radio Sirius di Treviso, che gentilmente e gratuitamente ci rimette in onda nelle sue frequenze. Dunque, come avete sentito, per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando della situazione drammatica che sta avendo questo pianeta, sempre più rumori di guerra. Dunque, prima Aviano parlava di mancanza di informazione, cioè perché non email, non informano bene, eccetera. Ecco, io vorrei aggiungere, meno male che quelle trasmissioni sono cosiddette giornalistiche, quindi sono condotte da giornalisti che per fortuna dovrebbero essere tali, anche perché dovrebbero essere formati ultimamente, tra virgolette. Non c'è questa informazione, basta vedere anche in alcuni convegni su altre tematiche importanti come il tema dell'antimafia, che l'Italia sta vivendo questo grosso problema da sempre, quando ci sono dei magistrati, per esempio quelli che hanno preso il posto di Falcone Borsellino, non c'è nessun mass media. Questo è stato constatato più volte. Faccio un esempio a Venezia. Ecco, volevo solo puntualizzare questo, visto che io faccio parte di quella categoria. Prego, Alviano, a te di nuovo la parola. Grazie. Allora, Giorgio, adesso allo stigmatizzato, all'uomo di Dio, direi io, e direbbero anche quanti ti conoscono da parecchio tempo. Cosa sta succedendo allo spirito dell'essere umano? Cosa sta capitando a questa umanità? Perché non c'è una reale reazione? Che cos'è che ci manca? Ma, caro Alviano, l'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, io che con i miei limiti e i miei peccati cerco di amarlo e servirlo, gli insegnamenti sono molto chiari. Gesù ci ha indicato la via della felicità, la felicità che poi anche per il non credente è un'idea comune. Condividiamo noi credenti e i non credenti l'idea comune, il grande ideale che l'uomo è nato e tende alla felicità. La meta finale dell'uomo è essere felice. Noi credenti sappiamo che la felicità è una meta interiore, soprattutto spirituale, perché noi crediamo nell'esistenza eterna dello spirito e crediamo anche nella reincarnazione, come credono 1 miliardo di persone in Oriente. Noi siamo un tipo di cristiani, diciamo,
molto ecumenici, aperti all'antica tradizione cristiana che credeva in determinati valori. Detto questo, l'uomo non vuole essere più non vuole essere felice. L'uomo è triste. È triste il ricco materialista che fa affari tutti i giorni e che ha benessere e che gode di beni e soldi, ma è triste perché deve proteggere le sue proprietà, deve avere continuamente a che fare con la delinquenza comune, con la criminalità, ha problemi interni familiari per sempre per motivi materialistici, ha rivali, concorrenza, e in sostanza può avere tanti beni materiali ma non è felice. È felice e è triste il povero che non riesce a sbarcare il lunario, è triste il disoccupato, sono triste le famiglie si dividono, le famiglie si assassinano, padri che uccidono i figli e poi si suicidano. In sostanza questa società non offre la felicità spirituale all'uomo perché si sono perduti i valori spirituali, i valori dell'amore, della fratellanza, della solidarietà. L'uomo alviano è nato per la motivazione quanto grande, quanto semplice, quasi infantile nella sua purezza. L'uomo è nato per essere felice e scoprire l'universo creato da Dio e goderselo. Ecco perché io ho una grande certezza in questa grande tristezza e amarezza, io ho una grande certezza e felicità e auguro a tutti di essere felici, perché il Cristo nella croce che soffriva nel corpo perché era stato abbandonato, ucciso, era felice e si è portato nel mondo della felicità a uno dei criminali più incalliti che stava a fianco perché ha creduto in lui, cioè ha creduto nell'amore, e quindi abbiamo perduto l'amore. Questo ci potrà costare caro, però attenzione, voglio dire a tutti i radioascoltatori, non ci sarà la fine del mondo, perché chi ha creato il mondo e l'universo non permetterà questo. Io vedo i giovani di oggi, alcuni di loro mi danno tanto entusiasmo, portano valori universali e cercano la vita extraterrestre. Un contatto con queste intelligenze non potrà far altro che portare benefici, evoluzione all'uomo. Quindi passerà, dicono a Napoli, a nottata andava a passare, e passerà questa nottata, questa oscurità, e l'uomo troverà la felicità interiore, perché il destino finale alviano nostro è essere felici, amarci e scoprire la vita, creare, essere degli artisti al servizio di Dio. Io credo questo. Sono apparentemente pessimista e catastrofista, ma in realtà questo catastrofismo e questo grido di rabbia, di giustizia, non è altro che un desiderio di vedere questo mondo affratellato, pacifico e pieno di armonia e fratellanza. Guarda Giorgio, abbiamo un minuto e io non posso che ringraziarti per le parole che causano vibrazioni, e penso che molti radioascoltatori le possano sentire. Ci dobbiamo salutare perché il tempo è veramente tiranno, ma io invito a quanti ci hanno sentiti di visitare il tuo sito e di seguirci, di continuare a seguirci. Se proprio tu dovessi dire una cosa, come se parlassi ai tuoi figli, che cosa potete fare in questo momento, che cosa diresti? Io l'unica cosa che sento di dire in questo momento, Alviano, te lo dico con tutto il cuore: se io avessi la certezza che il mondo cambierebbe senza guerra atomica, senza sofferenze, un cambio con un dibattito a tavolino e decidere di cambiare tutti, e il prezzo da pagare sarebbe la mia vita, non esiterei un solo istante a darla. Questo è quello che sento. Un abbraccio con l'amore a tutti.
Grazie infinite a te e a risentirci presto. E un saluto a tutti i radioascoltatori. A te Massimo. Sì, grazie Alviano. 5 secondi proprio per dirmi sì o no. Ma quando ci sarà la resa dei conti, chi ha distrutto il pianeta? Questi io li definisco assassini della vita. Verranno perdonati perché si dice che Dio poi perdona tutti, oppure ci sarà giustizia? Ci sarà giustizia, Massimo. Ottimo. Perché la giustizia è un'altra forma d'amore per correggere coloro che sbagliano. Ottimo, grazie mille Giorgio Bongiovanni, grazie anche a Alviano Api per la conduzione, la trasmissione è molto importante e merita anzi di ritornarci sopra, perché è la realtà che stiamo vivendo in questi periodi, a meno che uno poi non voglia mettersi la benda davanti agli occhi, allora per forza non vede niente, ma se vogliamo essere oggettivi e guardare la realtà dei fatti, questi sono. E chiudiamo qui, Pianeta Oggi Mente nel Mondo ritornerà la prossima settimana sempre agli stessi orari, da Radio Piper 93.8 88.300 MHz, un saluto cordiale e buon proseguimento con le nostre programmazioni. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.